andata da solo fare così. Con il Milan con è tre anni che ci provo, non ci riesco. Quale occasione migliore per vedere un gol bellissimo. Leao fa tre gol che segnò. Leao non fa niente questa sera, dammi retta. 10 euro sul gol di Luca. Ma sicuro? No, no, ma tanto lo so che lo fa. Però io sono arrivato preparato stasera. Se vince il Milan, martella del mezzo coglione. Anche questa volta lo stadio è pieno, i tifosi del Milan vogliono essere vicini alla squadra. Non accadrà mai, guarda. Evidentemente la fede piuttosto gli faccio picchiare, ma non accadrà mai. Se vince il Milan, molto delicato per entrambe le squadre. Arrivano da delusione di Coppa entrambe. C'è grande voglia di reazione, ci aspettiamo una grande partita di grande intensità, di grande 125esima partita insieme. Io stasera Pescara-Manzia non voglio mettere la maglia del Milan. Pescara-Manzia la Coppa d'Africa con Florenzi che non ha recuperato tutto a posto. Hanno fatto le analisi, sta bene. 125 battute, 3 e mezzo, sì. Anche pure le coppe? Certo. Io faccio tutto, ho fatto anche l'amichevole estivo, ho fatto la finale di Champions, ho fatto tutto. Gioca Adli titolare, bello, bello, bello. Adli. Admin, voi dovete sapere che io non guardo il calcio, guardo solo la Roma, appunto. Cioè non esiste il calcio per me, tutto quello che c'è intorno. Guardo la Roma, che è un male in realtà, è come se fosse uno sport a parte. Dicevo, è come se fosse uno sport a parte. La Roma. Che dramma è, un dramma, perché ci fa Roma e Ferrari non fa bene alla salute. A me i motori non mi sono mai piaciuti, mai, mai, mai. Comunque devi decidere se vivere o uscire di casa dopo una corsa. Se vedi Formula 1 e MotoGP e anche la Roma. Però sai che se guardi i motori non hai tanti rivali intorno a te. Tifano tutti i Ferrari e insulti gli italiani che tifano Mercedes. Esatto. Che cazzo di una squadra tedesca. Mazza. Max S, oh, c'era Max S, è risuscitato. Dov'è? È quello biondo col continuato. Ma è Kier? No, è Max S. Sei reincarnato. Senti chi è? Sette del Milan. Adli. L'anno scorso è andata molto male. Come fine l'anno scorso? 2-2, vi stavamo distruggendo. Avete fatto due gol nel recupero praticamente. Uomini su questo calcio d'angolo, la battuta dentro. Attenzione, Ibañez gol. Che trova il gol. Raga, l'ho detto. La Roma farà un tiro in porta e farà un gol. E la rimette Pellegrini nel mezzo, La rimette Pellegrini. Attenzione, se la sventi hai vinto la partita. Se no son cazzi amari. Non vorrei fare l'Inter. Battuta con il destro, la deviazione, Matic. E poi 2-2. E poi 2-2 di Abraham. Qua aveva anche fatto il miracolo da Tarusano. Lo sapevo, ragazzi. Io lo sapevo. Non era una delle prime del campionato? La prima di ritorno, tipo. No, era le ultime di andata. Ah no, con l'Inter abbiamo fatto tipo una partita e mezza quest'anno. Ho fatto sempre, perché tanto. No, noi le famo sempre, però più del solito. Se la Roma non becca gol, vi faccio pelato e metà biondo. Oh, l'hai detto, guarda che abbiamo anche la testimonianza. Giroud la torre. Si inizia. La vedo male, 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 male. No. L'importante è mai gioca Cristante e basta. Ecco l'amore mio, quanto sei bello. Sai, il fatto che ci abbiamo un Dicamo, rimpiango il fatto che si sia fatto male Kumbulla, che è una cosa veramente grave. E che avete venduto i Bagnets. Giroud! Certo che se tiri così, fra. Mi ha scommesso, stava già accadendo dopo 40 secondi. Ma perché gioca Gabbia? Perché? Ma no, gioca Foddy, quindi c'è sta possibilità stasera. Quando gioca Foddy, di solito il risultato è almeno un pareggio lo porta a casa. Appunto, come l'anno scorso, uguale. O chi era fatto qualcosa? Prossimo acquisto che farò maglia di Cristante. Madonna Gabbia! Nell'arco di 5 minuti hanno fatto obiezioni pericolose e adesso che in 3 partite consecutive. Ma conto di noi tutti, tutti. Datecelo a noi, Spinazzola. Ma Pia, tanto non rinnova. Pioli son fire. Pioli è un coglione. Pa 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 pa. Pioli è un coglione. Pa 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 pa. Comunque penso, è la prima volta in vita mia che riesco a vedere Dazon senza impallarsi, che mi dice due dispositivi sono connessi. Anzi, sì, ma sai quante bestemmie ho tirato? Sai quante ne ho tirate io? Ciao, sono Peppa Pig. Allora, Teo, c'è anche Leao che è un coglione. Il tacco, capito? Altro appoggio verso Pulisic. Si fa vedere. C'è Adli. Tira, 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 tira. Ragazzi, scommessa già persa. Adli! Dopo 10 minuti. Adli! Adli! Signori! Primo gol col Milan. Quante partite ha fatto quest'anno? La prima, immagino. Poche. Troppo poche. La prima da titolare, immagino sia questa. No, è tipo la quarta. Ma
ce l'ha fatta sto bastardo. Stranamente contro chi ce l'ha fatta? Indovina, contro la Roma. Ce l'ha fatta. Questo è sempre stato forte, è sempre stato forte e non l'ha mai fatto giocare. Quel genio d'allenatore che ci abbiamo. Hai visto? Io te l'ho detto che non c'era problema. Io adesso la partita posso anche non vederla, so che finirà 1-0 così. No. Ricordi che ci sei andato più vicino te di me a fare gol, eh? No, ma noi ci andiamo vicino e basta, non succede nulla, basta. Ne so qualcosa. Clistante? Ho sentito bene? Ma perché Leao non imbrocca mezzo passaggio? Cioè, è incredibile, non imbrocca mezzo. Madonna, veramente gara chi fa più schifo, eh? Non potete vincere. Già che avete fatto un gol, non potete vincere a fare sta gara chi fa più schifo. Noi vinciamo sempre e comunque. Anche quando vinciamo. Cuciro c'ha 300 anni, sembra ce n'ha 20. Questa potrebbe essere un'occasione molto interessante perché c'è due. Ha fatto pure abbonamento per le coppe. Io penso a testa di cazzo che so. Allora Pulisic a campo. Pulisic. C'è Leao. Tira tu. C'è stava bella, Leao, però c'ha ragione Leao. No. Non la darà a Leao. Dammi re. Ce l'ha fantacalcio. Fallo segnare. Tanto devo perdere. Fammi perdere che vinca a fantacalcio. Leao, dai. Vai, Leao. C'è Teo aperto. Ce l'hai tutti. Cercarlo tu sì che lascia al pallone di Teo Hernandez che attraversa tutto il fronte. Come sei coglione. Ecco, mi ha segnato Mani contro, non so, difensore suo. Te fatta calcio che te dice? Io quest'anno l'ho abbandonato. Fatto bene. No. No, non ci sta guardando. No. Ma la salutiamo comunque. Non sa neanche cos'è Twitch lei. Ma guarda, io sto. No. Amore mio, istante. Selic. Megnac ha preso. Stava per segnare Selic. Però effettivamente lo insulto sempre Selic, no? Poverino. Io gli ho visto fa due assist allo stadio a Selic. Cioè, non è una cosa giorni dei Selic che fa gli assist in una partita, soprattutto allo stadio. Leao, dentro. Cazzo, la stoppi! Con l'ultima deviazione. Pensavo che facesse il tacco. Beh, angolo questo che sia calcio d'angolo è palese. Beh, puttana. Non so che cazzo stiano controllando. Ma avevamo fatto una cosa buona, avevamo levato la partita. Ero contento per quella frazione di secondo. Ero contento. Io guardo là in modo passivo, sapendo che non succede un cazzo. Come quando guardo la Formula 1. Inizia, so che vince Verstappen. Basta. Mi ricordo tutto quello che succede nel mezzo. Magari in soldi, le famose lotte del 19esimo, 18esimo posto. Selic all'aspetto del kebabaro di fiducia che ti dice veloci giornata pesanti, eh? Fede al Freyoshi. Dai. Possibilità per uno contro uno. Il cross di Leao. Buono! Pulisic. L'aveva costruita benissimo. Non era male questa. No, tiro un po' utopico, però. Non era male. Ma l'alto mezzo metro quello. Che dopo? Su Bove non ci piove. No. Ordine a giro. Paredes. Conclusione che finisce alta. Vabbè. Qui un po' passivo. Questa è una seggiata, non è un tiro a giro. Marelli da Lazio, ovvio che ammazzi di tutti. Strano, Luca Marelli che è a favore della Roma è una cosa che non si è mai vista prima d'ora. Per l'Inter danno rigori anche per molto meno. Ma se Spinazzola invece deve dire invece dei fai cross. E hanno capito adesso dopo 20 giornate. Ah, Calabria è diventato capitano del Milan. È già il secondo anno, pensa un po'. Te immagini la seconda stella sollevata da Calabria? Quindi ma io sarei contento anche se sollevasse qualcosa in diga o sollevasse un diga dentro un cappotto di legno. Io sono contento, con tutto il rispetto alla gente portatore d'handicap, perché insomma deve essere paragonato a un diga. Sinceramente siamo primi a gol da testa, non famo un cazzo, però i gol da testa li sapevo fa. Reinders diffidato in campo in questo momento del Milan, l'altro diffidato è Musa. È sempre Giroud a combinare i danni, sempre lui, eh, poverino. Lascio stammo segno. Ma che segna, manco che... Lui a San Siro non segna mai. Più capace segni Kier piuttosto che Giroud. Sharawi perché si aspettavano tutti lo scarico, invece lui ha provato l'imbucata delle particolari. Fischia 10 secondi prima, finisce qua. Grazie signor arbitro, non li ringrazio mai, ma quando hanno queste cose li ringrazio. Ci vediamo per il secondo tempo, per il secondo cesso. Secondo disgraziatamente tempo che non fischia più. Palla fine adesso, palla fine. Rieccoci. Lui è tornato, ragazzi. Sesemo. Ancora qualcosa da sistemare nell'auricolare dell'arbitro. No, noi abbiamo sistemato tutti gli auricolari. Siamo stati più forti dell'arbitro. Esatto.
ancora una volta più forti degli arbitri. Si inizia Lukaku, ancora non ha capito, non ti fanno un cross decente, manco se gli spari in capoccia, ancora della Mizzi. Perché c'è Baffi da porno attore Hernandez? Perché? Non è più da narcotraffica. Però almeno non è più biondo, rosa, quello che era. Ci sta 4K LGBT. Gilles dei capelli blu. Eccolo, arriva. È arrivata la notifica. È arrivata la notifica del gol, lo sento. No, non è arrivata, non è arrivata. È Tinder. Tatarusano, come lo definisci? La Roma se giocherebbe il posto da titolare. È una sedia pensata al calcio. Proprio lui, ragazzi. Renders, Lotus Chic, Lotus Chic, tiro. Su 10 metri largo. Quindi, ecco il gol. Renders dentro, gabbia, allungato il pallone. Fra, la porta è di là. Cioè, questo con un difensore normale era gol tutta la vita. Io volevo vincere 2-0 con gol di Adri e gabbia. Troppo bello. Ancora Leao. Adli. Altro appoggio, altro giro palla profondo a cercare Kier. Giroud. Olè. Ce l'ha fatta a segnare a San Siro. T'ho detto che segnava. T'ho detto che segnava. L'ho detto. Qualcuno confermi che l'ho detto. Per io ho detto che faceva gol Kier, ha fatto l'assist, eh? E io ho detto che segnava Giroud. E diceva quando segna Giroud, quando segna. Segnano tutti con noi. Cosa avete da protestare adesso? Prima le porte erano diverse, diglielo un po'. Ammonizione perché è stato il prossimo tour. Chi c'ha il prossimo tour? Nessuno. Comunque 2-0 con la Roma mi puzza. Mi puzza troppo. Sono pochi. Qua vogliono forse un fuorigioco che non c'è. No, non c'è. Oh, rimandaci. Forse no, il fallo su Cristante che è caduto. Non so che cazzo lo Cristante. Ma fallo giovedì. Svirare, è proprio questa la vita del portiere da Roma. È inutile che sta in cazzi. Rui Patricio gliene frega proprio un cazzo quando prende gol. Sta lì fermo, se ne sbatte il cazzo. Che vuol dire? Annulla il gol e da lì. Che cazzo sta lì? No, del centrocampo. No, c'è stato forse un blocco di Pulisic. Il Napa ha detto indica di schietta. Lui? Okay. Vediamo un po'. Situazione, gol che viene ufficializzato. Gol convalidato lui. Ora, che cazzo questo? Annullare gol per questa cosa qui mi pare veramente. Ora sicuramente. E pure la metà è. Ha trollato Cristante qua. Ora ne sentiremo parlare di sto gol a oltranza. Dammi retta. Sì, perché c'è il vice di Mourinho, Salvatore Foti, che ha percepito un momento di difficoltà della squadra. Continua a chiedere. Quando l'ha percepito? Inizio stagione? O poco fa? Rinomando per la sua resistenza a forma fisica. Leo. Bella Pulisic, fai qualcosa. Ecco il terzo. Ma dai, ma come si fa a sbagliare 66 gol a partita? Che urto. Hai fatto due gol? Che cazzo vuole più? Non che fosse difficile fare due gol. Hai visto? Eppure sta botta. La panchina dei Bioli l'abbiamo fatto salvare. Purtroppo. Lo fa, lo fa. Calabria, Calabria. Non va. Un altro che non coglie la porta. Dentro su Lukaku. Lukaku no. Sponda. Ancora l'intervento. Rigore, sapevo. L'arbitro ha visto il fallo, adesso bisognerà capire la posizione. Calcio di rigore, ma ovviamente ci sarà segni la verifica. Segni i denti, Pellegrini, segni i denti. Ragazzi, ma neanche una partita dominata riusciamo a fare qualcosa. Ragazzi, dai, niente, mamma. Se pure tu Camarelli te dà contro e prova a fine. Paredes contro Maignan. Oh, che cazzo fa Magnum PI qua? Sta a fare Magnum vicino al pallone? Vattene via. No, perché Paredes non Lukaku? Perché? Perché Lukaku verrebbe giù lo stadio. Paredes contro Maignan. Tanto se lo caga, guarda. 2-1, ma che se lo caga? 2-1, vai. Se lo caga, la non, caca. Se lo, non se lo caga. Ah. Non se, no, tranquillo che lo fa. Sì. Pacifico. E guarda come ammazzano un curva da voi. Sì, va bene. Va Paredes. Gol. Fa 2-1. Che schifo. In modo in piedi la partita, poi rifinisce 2-2. Datemi retta, rifinisce 2-2. Possibile. Sì, sì, rifinisce 2-2 qua. Vi ha quasi tirato addosso comunque, te vorrei dire. Poteva rimanere fermo. Sì, ma era ferma, parà. Era quasi tirato addosso, che mancavo tanto così. Dai, Foti. Speriamo si alzino un pochino. Ora voglio vedere che si inventa Pioli, eh. Non avevano fatto niente. Non avevano fatto nulla. No! Belotti, fallo. Giallo per Kier. Oh, c'è raga, come le squadre si alzano di un metro. È finita. Misto, Framex S è il nuovo Umpa Lumpa, Kier. No, no, Pellegrini no. Prendi la barriera, ti prego. Non la via, va fuori, tranquillo, non ti preoccupare. Guarda, va lì, dove c'è stata la Dedei. Parte con il destro Pellegrini. Quasi. È andato sul lato di Milan, a sinistra. Deviazione di chi? Di Giroud. L'aveva calciata bene, però. L'aveva calciata bene, solamente. L'aveva calciata bene. Certo, un cambio lo potevamo anche fare, eh. Ovviamente a Roma non c'è mai nessuno la Pia al pallone. Cristante dentro. Cristante, oh.
Possibilità per Pellegrini. Toglie gabbia. Pazzini. Contropiede, dai, fate, fai qualcosa, Leao, fai qualcosa. Non dai, fa un cazzo. Il mio socio Fanta mi odia per aver dato via Vlahovic. Leao, ti prego. No, 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 Pellegrini. Si è acceso Lukaku. Buono. Seconda possibilità. Pulisic ancora. Pulisic, Leao. Leao, certo. Era pure fuori gioco. Andiamo fra un attimo, ci andiamo perché c'è un pallone per Lukaku. Lukaku è fuori gioco. Il riflesso di Maignan. Era fuori gioco. Fischia! Si alza la bandierina. Però Lukaku, cioè, finché non fischia, non te lo guardai, guardare e vedete fatto la stanza. Ma no, lo sapeva, lo sapeva. Ma sì, ma visto meno lo sapeva. No, Zaleski, no. Mi devi spiegare l'uscita di Pulisic. Me la devi veramente spiegare. Musa esterno fa schifo. E magari devi mantenere la quota colore in campo. C'è un obbligo che non nessuno sa. E gli hanno detto, guarda. C'è l'obbligo che Pioli deve andare a fanculo. Deve averci dotte gente di colore in campo. Solo i sponsor non ci pagano. E quindi ha messo Loga e Musa. Guarda, 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 Musa, che coglione! Cioè, ma non è colpa sua, poverino. Si abbassa Giroud per ricevere il tocco per lui. Oh, bella! Hernandez! Ha spaccato la porta! Madonna! De non preoccupate, tu te sei preoccupato. Baffi da porno attore. Te sei preoccupato e non di mente. Io stavo tranquillo già che era un cazzo proprio. Madonna, dove l'ha messa? Giroud, gol e assist. Lo ribadiamo un'altra volta. Che non mi hanno detto Giroud oggi nel partitone. L'ho detto, cioè, io quando dico le cose non dico stronzate, non dico. Dove l'ha piantata? Christensen a patate proprio, eh. Che poi questo è un tiro che 9 volte su 10 finisce fuori. Ti è andata bene? Perché era contro la Roma. Se non sarebbe entrato dentro. Teo, Teo, Pioli, inutile che esulti. Solo contro la Roma può fare certe cose. È inutile che esulti. Tanto a giugno te ne vai a fanculo. Mi faccio un segone di quelli seri proprio. In diretta. Se no, non c'è la controprova. Zaleski, che pensa Zaleski, no. Sceglie Pellegrini. Pellegrini, Maignan. Che ha preso Pellegrini, splendido Pellegrini, il riflesso di Maignan. Pellegrini molto. Comunque. Cazzo, questa era proprio piantata nell'angolino. Dove finiva sul palo, sai? Cosa? Finiva sul palo velo velo. Palo interno questo forse. Palla dentro a cercare Belotti, l'incrocio con Lukaku, poi Lukaku, Lukaku fuori gioco. Tanti alla voi. Come romanista pardo, quando è fuori gioco di Giroud netto, eh. Quando è fuori gioco di Lukaku è pelino. Bellissimo chip posting, va a morire di sale. Oh, Musa, oh. Io mo che abbiamo verso 4-1, questo è il quarto. Musa! No! Non ci voglio credere. Passo dal 4-1. Mo che finisce la partita, io sono contento che ritorna a casa, e te poi torna a casa c'è il meme di chip posting. Che mi agliete la serata. Cioè io quando Roma perde non ti dico che sto contento, però so che ci avrò dei bei meme. 5 minuti. Ma che è questa cattiveria? Ma perché? Ah, oh, distrutta la mano, ma anche il microfono. Bravo, passa dietro che sta vince. Ne so qualcosa di retropassaggi mentre perdi, lo so, lo so. Olè. Finisce. Finisce dunque con la vittoria rossonera. Mi dispiace. Il gol di Adlin nel primo tempo, il raddoppio del Milan. Una partita che sembrava assolutamente appannaggio del Non ho mai accettato questa cosa. Senza io, nessun no. rischio. Poi l'episodio del fallo su Pellegrini in area. A posto. Alla prossima. Belli, regà. Sempre Forza Roma, mi raccomando.